Buon Dio, bentornati. Allora, come promesso, oggi facciamo un video dedicato tutto a un fondotinta di color caramel che ho acquistato di recente, di cui in realtà ero già rimasta particolarmente attratta mesi fa, solo che ha un prezzo abbastanza importante per essere un fondotinta oltretutto naturale e siccome mi fido meno per natura dei fondotinta naturali, ho aspettato di trovarlo in promozione per acquistarlo. Parliamo del fondotinta Hydra Jeunesse, che qua sull'etichetta già riporta il prezzo a costo intero, diciamo, di 35,90 euro. E che invece io fortunatamente sono riuscita a pagare 21 euro su un sito dove appunto avevano degli sconti abbastanza importanti. Comunque, Color Caramel appunto è un marchio certificato bio e questo è il loro fondotinta Hydra Jeunesse. Con, allora, vediamo se riesco a tradurlo, l'olio di Inca Inci bio e acido ialuronico. Adesso vi leggerò anche sul retro una traduzione spontanea ed immediata della descrizione di questo fondotinta che si dichiara essere un fondotinta semifluido che garantisce una pelle praticamente idratata, morbida e velvety, quindi vellutata, per un incarnato praticamente radioso e naturale. Contiene quindi l'olio di Sacha Inchi, non lo conosco, come si pronuncia, ditemelo voi, biologico, e acido ialuronico e che cos'è? Juvenescence, credo che sia una loro certificazione. In sostanza dovrebbe idratare tutto il giorno e prevenire i segni del tempo. Quindi di per sé sarebbe un fondotinta indicato più per una pelle, immagino, normale, un po' secca, una pelle che tende a diventare matura, una pelle che cerca di combattere appunto i segni del tempo. Non che sia ancora uno dei miei problemi principali, però mi interessava troppo il fatto che ho letto talmente tante recensioni positive a riguardo, che volevo provarlo, perché sapete che il fondotinta è diventata nel tempo la mia fissazione, se potessi provarli tutti, forse per me lo farei. Comunque poi il fondotinta è in vetro, quindi si presenta veramente molto bene, si presenta in maniera elegante, giustifica anche un pochino il prezzo, oltre chiaramente all'inci e alle certificazioni. Comunque, secondo me, bellissima presentazione. E ha la sua pompetta come dosatore, quindi ci semplifica la vita. Oltretutto io ho il colore 21, che è il più chiaro, e devo dire che non è affatto male come tonalità. Non trovo che ossidi particolarmente sulla pelle, a differenza di quello di Puro Bio. Adesso ho ancora un vaghissimo residuo di autoabbronzante che ho indossato per un matrimonio a cui ho partecipato venerdì, quindi può essere che non combaci al 100% con il mio attuale incarnato, però lo proviamo lo stesso perché oggi sono a casa e ci tenevo a fare questo video. Quindi oggi lo mettiamo alla prova, faremo come l'altra volta un wear test durante il giorno, cercherò di farmi rivedere anche nell'arco delle ore per mostrarvi come si sta comportando e niente, quindi adesso procediamo all'applicazione. Tra l'altro come idratante sotto attualmente sto utilizzando questa crema di Jouer che è la Balancing Mattifying Fluid, quindi è in pratica una crema viso che ha una consistenza tra una crema e un gel, che è indicata appunto per pelli miste e grasse perché dovrebbe avere un effetto opacizzante. Sapete che mi ci sto trovando molto bene? La uso come crema da giorno e mi aiuta appunto a prolungare l'effetto opacizzante dei fondotinta in pratica. Quindi volevo darvi questo input se state cercando qualcosina di un pochino più leggero, se avete la pelle mista o grassa, perché secondo me questo prodotto non è male. Tra l'altro, come tutti i prodotti, probabilmente non ha un costo proibitivo perché sono prodotti piuttosto economici. Detto ciò, so che l'altra volta mi avete detto su perché volevate vedere un metà viso con il fondotinta applicato con il pennello e metà viso applicato con la spugnetta. Detto ciò, con questi prodotti io sono sempre un pochino intimorita dall'applicazione con la spugnetta perché di per sé, specialmente un fondotinta fluido come questo, si applica sicuramente meglio con le mani o con un pennello. Quindi adesso valuto che sul da farsi perché non vorrei fare un pastrocchio per poi doverlo rimuovere. Comunque, prima di applicarlo vado a shakerare il fondotinta. Come abbiamo detto, si presenta così in vasetto in vetro e con la pompetta e tra l'altro dovete girare il tappino per far fuori uscire il prodotto.
Il colore è questo, vedete che è abbastanza fluido, scivola. Trovo che abbia una base abbastanza neutra o al massimo un po' rosatina, però quando l'ho applicato la prima volta mi è piaciuto molto, adesso mi avvicino ancora un po'. Lo applico intanto su questo lato con le mani, perché come aveva consigliato Giulia Cova nel suo video sui fondo, anzi sui prodotti preferiti bio. Allora, applicato così con le mani, il primo strato risulta quasi invisibile praticamente. Provo ad aggiungerlo un po' con la spugnetta, ma di per sé è un fondotinta fluido che ha questo effetto appunto seconda pelle, quindi non arriverete mai ad avere una coprenza totale o elevata, però almeno le prime volte applicandolo col pennello era comunque un pochino più modulabile, quindi adesso proviamo a stratificarlo. Allora, qua ho stratificato un po' il prodotto con un secondo strato e la Beauty Blender e vedete che c'è una differenza. Chiaramente il finish rimane molto naturale e ha comunque un effetto luminoso che mi piace perché appunto fa sembrare la pelle pelle, però ha coperto un pochino di scrumi e rossori, però si intravedono ancora i miei nei, le imperfezioni al di sotto. Si percepisce che è un fondotinta studiato per una pelle che non cerca particolare coprenza, ma cerca appunto qualcosa che idrati la pelle e che non si vada a infilare nelle rughette, che non vada a enfatizzare appunto una pelle che può essere un pochino più secca. Molto bello e anche come stesura, a parte in un caso che ho avuto un po' di difficoltà e non so ancora spiegarmi il perché, ma come stesura trovo che sia molto gradevole, molto semplice da applicare. Adesso avete visto con le mani, non si è andato a infilare in nessun poro, non è andato a enfatizzare nessuna zona particolarmente secca. Con la spugnetta l'ho stratificato un pochino, chiaramente la spugnetta si ciuccia del prodotto perché con questi poi un pochino più fluidi. Chiaramente andate a consumare più prodotto forse del dovuto, però l'effetto è bellissimo. Fino ad ora è un fondotinta che mi sta piacendo moltissimo. Adesso proviamo, come volevate voi, ad applicarlo su questo lato invece con un pennello, che così vediamo se ci sono differenze. E come pennello, sono un po' indecisa se prendere questo, il Buffing Brush di Real Techniques. Oppure potremmo anche prendere l'Expert Face Brush, che è un pochino più fitto, più denso. Proviamo a vedere come si comporta. Adesso ho usato due pump, ne prendo una e mezza. Sto usando più prodotto di quanto non usi di solito, chiaramente, perché tra la stratificazione e gli strumenti diversi va così. E vediamo. Interrompo subito l'esperimento perché qua mi si è andato a infilare in tutti i pori e a enfatizzare la grana in una maniera oscena. Quindi, ragazzi, mi dispiace, ma come volevasi dimostrare, i fondotinta naturali hanno bisogno di un pochino più di attenzioni proprio nella stesura. Di conseguenza, adesso finirò di applicarlo su questo lato tra mani e spugnetta per cercare di rimediare al disastro. Quindi, ci rivediamo tra un istante. Allora, è stato un po' un parto perché alla fine ho dovuto struccare questo lato del viso e ritruccarlo. Quindi volevo semplicemente dire che mi rimangio un po' la cosa dell'applicazione semplice. No, più che altro in realtà secondo me l'applicazione migliore è come ho fatto sul primo lato, ossia stendere prima un leggero strato con le mani e poi al limite stratificarlo un pochino con una spugnetta però ben strizzata. Detto ciò, il pennello, perlomeno questa forma di pennello no, perché mi ha veramente enfatizzato in una maniera oscena proprio la grana della pelle e i pori. Quindi pennello eliminato, oppure l'altra volta l'avevo applicato con questo di Puro Bio, con cui mi sono trovata molto meglio perché è più fitto e quindi probabilmente riesce a lavorare meglio il prodotto. Detto ciò, un'altra cosa da notare, secondo me è un fondotinta che una volta settato, vabbè, intanto vi lascia comunque la pelle idratata, però una volta che forse evapora la componente acquosa e si fissa sulla pelle, non toccatelo più, nel senso ho provato a stratificarlo un pochino o a risfumarlo in certe zone, è
cementato, nel senso che se andate a riprenderlo, cominciate a rovinare proprio il prodotto, si sgretola tutto. Quindi assicuratevi di stenderlo bene al primo colpo praticamente e dopo lasciatelo lì. Questo comunque è il risultato finale. Su questo lato me lo sento un pochino tirare, ma perché qua l'avevo ancora applicato con il pennello solo sulle guance dove non l'ho struccato e sento che è un pochino più coprente. Qua invece era un pochino, è ancora un pochino più luminoso e più leggera come coprenza. E oltretutto mi rimangio anche il discorso del non ossidare, perché poi sulla mano ho visto che effettivamente si scurisce un po' il prodotto quando si asciuga. Adesso non si nota forse molto perché, ripeto, ho ancora un pochino di autoabbronzante rimasto che appunto fa sì che il tutto funzioni ancora bene. Comunque anche al mio pallore normale, diciamo, riesco a farlo funzionare, chiaramente con i soliti trucchetti di un po' di bronzer sul collo. Comunque sì, il finish comunque, come potete vedere, rimane molto naturale, ha tridimensionalità perché mantiene questo effetto un po' più luminoso. Da notare sicuramente l'odore nella prima applicazione del fondotinta. Ho letto in giro che alcuni dicono che sappia da pesce ed effettivamente non ha un profumo gradevole, però immagino che dopo un po' sparisca anche, quindi non vi preoccupate, però se siete particolarmente sensibili, specialmente di prima mattina agli odori, è da valutare se ce la potreste fare con questo fondotinta o meno. Adesso vado a finire di applicare il resto del make-up, continuerò laddove possibile a usare prodotti bio, userò sicuramente il correttore di puro bio, quello che vi ho fatto vedere l'altra volta, e ci vediamo a trucco completato. Non avete idea di quanto tempo io ci abbia messo per completare questo trucco? No, in realtà i problemi sono nati nel momento in cui ho provato ad applicare il correttore di puro bio su questo fondotinta. Non so se dipenda dalla combinazione dei due prodotti, dal fatto che non andassero d'accordo insieme o che, fatto sta che mentre cercavo di sfumare il correttore, cioè mi si è disgregato completamente il fondotinta al di sotto, quindi credeteci o meno, ma sono dovuta ripartire da zero e ritruccarmi da capo. E quindi sì, questo è per dirvi che prendo le recensioni dei fondotinta bio molto sul serio perché mi rendo conto che proprio per via della loro formulazione, implicano il fatto che ci saranno probabilmente più difficoltà nella stesura, rispetto a un fondotinta con una classica base siliconica, e altro. Quindi, guardate, vi dico solo che avevo finito di truccarmi alle, 9 il viso, sono le 10:55. Dopo, per carità, mi sono preso il mio tempo per realizzare questo look un pochino più carico, diciamo, però il fondotinta mi ha fatto dannare. Alla fine comunque ho applicato il fondotinta con il pennello di puro bio, questo flat che mi piace molto, e ci sono passata sopra con la loro spugnetta per amalgamare bene il tutto e bene o male, diciamo, il risultato non è male. Adesso mi avvicino anche. Adesso ho molta più luce, risulterà tutto molto più figo di quanto non risultasse prima. Comunque sì, diciamo che nel complesso il fondotinta ha funzionato, si è scurito abbastanza, quindi mi rimangio completamente quello che ho detto all'inizio sul fatto che non ossidasse. Adesso non lo vedrete da lì, però ho un po' di cakiness qua sulla fronte, ma perché sono ripassata su con il pennello dopo che si era già settato e come vi ho detto non è una cosa consigliabile. Però diciamo che in tutto e per tutto il look finale non è male. Ho applicato il correttore, quello di Revolution, perché non mi azzardavo, non mi sono azzardata a ritentare con quello di Puro Bio, quindi comunque non è un trucco bio questo qua, se non per il fondotinta. Sugli occhi indosso un po' di ombretti di Nabla, tra cui quelli della nuova collezione The Matte, della Sol Blooming. Come blush ho applicato Balm Beach di The Balm, questo qua in mezzo. Ho Venus Sand di Nabla come illuminante, che effettivamente si vede fino su Marte. E come rossetto in realtà ho applicato un mix della matita labbra di Neve, la pastello labbra cappuccino, e un po' di gloss di Colourpop, questo che era la collaborazione con Shyla, che non ho ancora capito chi sia, e il gloss si chiama Neat Freak, che è praticamente un trasparente dorato con delle micropagliuzze. E il mascara è quello di L'Oreal, Lash Paradise, o come si chiama, nella versione waterproof, che è pazzesco.
E quindi sì, è stata una mattinata impegnativa, fortuna che ho il mio giorno libero perché altrimenti non ce l'avrei fatta. Quindi noi ci aggiorniamo nel corso delle ore e vediamo come questo fondotinta si comporta. Ah, comunque se mi vedete bello opaca è perché come al solito ho settato tutto con la close-up di Nabla, non mi è possibile lasciare il fondotinta a sé stante perché appunto sono abbastanza mista come pelle, si ingrassa abbastanza nella zona T, di conseguenza devo per forza settare il tutto, ma nell'arco delle ore chiaramente i miei oli naturali risbucano fuori e faranno la loro comparsa, quindi a più tardi! Rieccomi, allora sono passate la bellezza di 4 ore perché sono le 2:10, abbiamo detto che ho finito di applicare il fondotinta verso le 9:30-10 e cosa ne pensiamo? Allora, innanzitutto come potrete notare non sono più completamente opaca come lo ero all'inizio, infatti la mia pelle ha ricominciato a produrre un po' di sebo, ma poco male perché effettivamente adesso risulta molto più fresco e naturale, cioè non sono oleosa, non sono al punto dove vorrei ritoccare con la cipria, semplicemente ricominciate a vedere un po' di movimento nella mia pelle, un po' di tridimensionalità. Anche sulla fronte, dove inizialmente vi ho detto che l'applicazione era stata un pochino più complicata, dove si era un po' accumulato il prodotto, attualmente devo dire che non è affatto messa male, quindi sono dell'idea che ogni tanto bisogna anche avere un po' di pazienza, aspettare finché tutto si amalgami bene appunto con la propria pelle. Per il resto il fondotinta appunto ha un bell'aspetto, devo dire. Comunque si è scurito abbastanza perché da che ho cominciato a filmare a adesso fate conto che sì, è adattato praticamente al colore del mio autoabbronzante, quindi giusto per darvi un'idea, si scurisce come un po' tutti i fondotinta naturali bio, però mi piace molto, devo dire che sono molto soddisfatta e se non fosse stato per la difficoltà di applicazione iniziale, sarebbe sicuramente un fondotinta che mi darebbe tutto quello che desidero, eh. Ad esempio il fondotinta, quello di Puro Bio, quello nuovo, il Sublime, il Drop Foundation, è molto più facile come stesura, non mi ha mai dato problemi, non si è mai sgretolato, ha creato problematiche a prescindere dal tipo di applicazione. Questo in realtà anche prima d'oggi non mi aveva mai dato problemi, l'ho provato in un altro paio di occasioni, non so perché proprio oggi debba aver avuto tutte queste difficoltà nella stesura, però comunque, quel discorso a parte, che comunque è risolvibile secondo me se ci si prende il tempo e se si sa come applicarlo, per il resto come effetto, mi avvicino ancora così lo vedete bene, come effetto a me piace molto e penso che su una pelle normale, un po' secca, ma anche mista, perché ripeto, la mia è mista e se ben fissato trovo che sia veramente molto bello. È un bel fondotinta, come prodotto. Comunque, detto ciò, adesso ci rivediamo tra qualche altra ora, magari quando saranno passate altre 4 ore, poi dovrò fare dei giri comunque, quindi lo metterò ancora meglio alla prova, però finora tutto ok. Sono tornata e attualmente sono le ore 19 e tipo 3 minuti, quindi in sostanza il fondotinta l'ho indossato per circa 9 ore e mezzo, che direi essere un periodo sufficiente per valutare perlomeno la durata, la tenuta del prodotto sulla pelle. Mi sono già cambiata, sono in, non dico pigiama, ma con i miei vestiti comodi e quindi adesso volevo trarre le conclusioni riguardanti il fondotinta, come si chiama? Fluid Foundation Hydra Jeunesse di color caramelle. Scusate se parlo al rallentatore, ma arriva un'ora in cui il mio cervello comincia ad assopirsi e quindi le parole mi escono sempre più a fatica dalla bocca, ma è normale. Allora, le mie impressioni non sono cambiate particolarmente perché l'unica cosa che ho fatto nell'arco della giornata è stato con una spugnetta, con niente, cioè non c'era prodotto su, ho semplicemente tamponato un po' intorno al naso e sul naso per togliere leggermente l'effetto lucido, ma che non era eccessivo, era semplicemente per risettare un pochino il prodotto, ma non ho aggiunto cipria, cosa che invece di solito mi tocca sempre fare. Considerate comunque che la giornata di oggi è stata relativamente fresca, c'erano 22 gradi, l'aria asciutta secca, di conseguenza non stiamo più parlando di temperature allucinanti e un tasso di umidità alle stelle,
Quindi giocano un pochino più facile i fondotinta appunto in questo periodo. Detto ciò, comunque ci troviamo di fronte a un fondotinta che di per sé ha un effetto idratante, contiene acido ialuronico ed è studiato per pelli, non dico mature, però pelli comunque che necessitano un prodotto un pochino più anti-age, un pochino più idratante. Pertanto poteva benissimo essere che nonostante le temperature fosse troppo idratante per me. E invece no, e invece no. La durata è stata molto buona, adesso chiaramente non c'è più luce naturale sufficiente per filmare. Ho attaccato la ring light dietro la videocamera, quindi si vede chiaramente un pochino più lucido, ma vi posso garantire che dal vivo io attualmente non sentirei affatto il bisogno di ritoccare. Questo è tutto illuminante, mi è sfuggito un po' la mano stamattina. E per il resto le uniche cose che si vedono sono un po' di rossore intorno al naso, intanto io fisso nel monitorino che così vi dico bene che cosa vedo. Un po' di rossore intorno al naso perché mi sono soffiata il naso circa 3-4 volte. Oltretutto, non trattandosi di un fondotinta ad alta coprenza, chiaramente nell'arco delle ore, consumandosi un pochino, sulla mia pelle la prima cosa che noto sono i rossori che sbucano fuori sul mento, intorno al naso, e qua un pochino sulle guance, quindi sono semplicemente indice di normale consumo di un fondotinta che non si dichiara essere un prodotto a lunga tenuta oppure ad alta coprenza. Quindi è apprezzabilissimo secondo me che comunque abbia resistito così bene e non vedo nulla di irreparabile, nulla di drammatico appunto per averlo su da 9 ore, diciamo che è più che sufficiente. Detto ciò, un'altra cosa che noto con piacere è che il fondotinta non si è disgregato, non si è aperto in nessun punto, anche dove solitamente mi succede, quindi sul mento, intorno al naso, un pochino, tra le sopracciglia, ma vi posso dire che nulla di ciò è avvenuto, anche sul mento va ancora benissimo. E per il resto, vabbè, le guance non sono mai state un problema, quindi il prodotto è ancora applicato perfettamente e in tutto e per tutto si è comportato molto bene, cosa che avevo notato anche in un'altra occasione in cui l'ho indossato, oltretutto l'avevo indossato per andare a lavoro, quindi sono messa un pochino più alla prova in termini di prestazioni, ecco quello che volevo dire. E quindi sì, l'unica cosa che è accaduta oggi, che non è accaduta nelle occasioni precedenti in cui l'ho indossato, è stata la difficoltà di stesura che non vi so sinceramente dire da cosa sia dovuta, perché credo di aver indossato la stessa crema viso anche nell'altra occasione. Forse è stato per colpa della crema viso che ha un effetto un po' opacizzante rispetto al fondotinta che è più idratante, non lo so. Il metodo di stesura, l'altra volta avevo usato il pennello, quello che ho usato in questa seconda applicazione, però nonostante ciò, vi ripeto, non avevo avuto difficoltà. Lo riproverò comunque prossimamente, nei prossimi giorni, e vedremo se era solo una questione di sfiga di oggi oppure effettivamente se necessita uno strumento specifico per la stesura. Comunque, in tutto e per tutto mi è piaciuto, è un prodotto che mi piace, che mi vedo in futuro utilizzare più volte, perché comunque mi piace l'idea di poter alternare i miei soliti fondotinta di profumeria classica, tradizionale, quindi con una base comunque non biologica e molto siliconica, a fondotinta che abbiano una formulazione naturale, bio, e di conseguenza abbiano anche un aspetto trattante che faccia del bene alla mia pelle. Se già devo indossare per 10-12 ore un fondotinta, mi piace il pensiero che il fondotinta comunque non vada ad occludermi i pori, che non vada a peggiorarmi la grana, che anzi faccia qualcosa di buono, cosa che questo sicuramente fa e quindi per me è un plus. Detto ciò, conclusioni. Allora, sicuramente apprezzerei se i fondotinta bio se ne uscissero con A più colorazioni, perché anche in questo caso adesso non ricordo bene, ma non ci sono tantissime tonalità e chiaramente non puntano mai né troppo sui toni chiari né troppo sui toni scuri, quindi è una cosa sicuramente su cui bisognerebbe lavorare. Il tono più chiaro in questo caso, che era il 21, come potete vedere non è chiarissimo, tant'è che fa pandanco il mio autoabbronzante consumato, quindi su una mia carnagione normale, pallida, sicuramente si scurisce un pizzico troppo rispetto a quello che mi piacerebbe. Il prezzo è piuttosto elevato, ripeto, parliamo di un 35-36 euro prezzo intero,
Io dopo vi lascio giù scritto nell'info box il sito dove l'ho acquistato, ma non vi so dire se sia ancora scontato o meno. Chiaramente ci sono sempre scontistiche in giro, quindi vi consiglio di aspettare e trovarlo in sconto per acquistarlo. Però al contempo sapete che Color Caramel comunque è un'azienda molto seria che produce prodotti molto validi. Dopo qua comunque avreste tutto l'inci, casomai non so se. Vabbè, insomma, se andate sui vari siti lo trovate, ha una bellissima ingredientistica, è un prodotto che ha al contempo anche un trattamento per la pelle, quindi oltretutto si presenta in una boccetta, in un flaconcino in vetro, è fatto molto bene, quindi diciamo che lo si può giustificare se lo si vuole giustificare e niente, di per sé è un prodotto che secondo me vale la pena provare, se vi interessa chiaramente una base bio. Che comunque ha una buonissima resa, buonissima tenuta, buona applicazione nella maggior parte dei casi e quindi sì, per me è positivamente, cioè lo valuto positivamente. Chiaramente, come con tutti i fondotinta, ci terremo aggiornati nel corso del tempo per vedere se la situazione cambia, se avrò degli appunti ulteriori da farvi o altro. Comunque, questo video lo concludiamo qua con un pollice all'insù per il fondotinta Hydra Jeunesse di Color Caramel. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate, se vi piace comunque quest'idea di sperimentare un pochino di più anche nell'ambito naturale, perché ho visto che vi è piaciuto tantissimo il video sulla full face di prodotti bio, quindi ditemi se vi può interessare come argomento ogni tanto qualche video buttato lì, cioè buttato lì in senso positivo sul tema, che mi fa comunque piacere poter dare una chance anche a questo tipo di prodotto. E niente, quindi questo è quanto per me, no, questo è quanto da me oggi. Spero che il video vi sia piaciuto e come al solito confrontiamoci giù nei commenti, che le vostre opinioni sono importanti e mi piace appunto ragionarci su insieme. Un bacione alla prossima, ciao!